Ciao, io sono Angela e tu sei sul mio canale Tutto dal Web, Francesca Tocca e Raimondo Todaro, ieri sera insieme a C'è posta per te. La coppia, infatti, dopo essersi seduti in studio accanto a Luisa, confessa di rivedersi nell'amore di Giovanni e quest'ultima. Francesca Tocca, infatti, e Raimondo si sono sposati nel 2014. Un anno dopo è arrivata la loro figlia Jasmine. Proprio nel ricordo di quel momento, la ballerina si è complimentata proprio con Luisa, colei che comunque ha ricevuto la busta per il coraggio con il quale sta affrontando questa gravidanza. A quel punto è il momento delle promesse proprio del suo fidanzato Giovanni, che è inginocchiato su un cuscino è tradotto al contempo dal maestro di ballo. Poi il giovane prende la parola e tira fuori l'anello e gli dice: "Amore, mi vuoi sposare?" Luisa accetta e Maria De Filippi toglie la busta. Poi i coniugi Todaro fanno un bellissimo regalo proprio a Luisa. Lei stessa si sceglierà un abito da sposa proprio come lei desidera. Poi Raimondo prova a dare dei consigli alla coppia dicendo che per fare durare un matrimonio, gli mette già le mani avanti, è molto difficile e ci saranno anche dei momenti duri, momenti in cui si sale, dice Raimondo, e in cui si scende. Noi abbiamo avuto momenti bui, rivolgendosi anche al matrimonio con Francesca, anche molto lunghi. Non abbiamo deciso in un certo momento che era giusto allontanarci un attimo, ma a posteriori è stata la scelta giusta, perché adesso abbiamo capito quanto il nostro amore fosse forte e quanto avessimo bisogno l'uno dell'altra. Così Francesco Todaro, ovviamente, ha riconfessato il suo amore per sua moglie Francesca, che, come ricordiamo, ai tempi circa 2 anni fa l'aveva tradito proprio con un ballerino della scuola di amici, Valentin. Ma tutto bene, ciò che finisce bene, e la coppia è nuovamente felice, ma soprattutto serena.